Buonasera amici di T-Sport, lunedì 9 maggio 2016, una buona serata che vi arriva da Fabio Ferri e da questo nuovo studio di T-Sport, della nostra rubrica dedicata al mondo sportivo della provincia di Firenze e della regione toscana. Davvero una nuova grafica, una nuova versione del nostro studio dedicato al mondo sportivo che ci accompagnerà per tutta l'estate, in questa edizione sicuramente più fresca e in questa grafica sicuramente più accattivante e più estiva. Noi ricominciamo però ovviamente come sempre dalle stesse tematiche che ci hanno accompagnato per tutta la stagione e dunque ricominciamo dal calcio. Penultima giornata del campionato di Serie A, nel weekend ha giocato la Fiorentina contro il Palermo, alla fine è arrivato 1-0 che ha dato la qualificazione all'Europa League ai Viola, ma soprattutto questa gara verrà ricordata per l'addio a Manuel Pasquale dopo 11 anni di Fiorentina. Una Fiorentina non brillantissima, come già successo nella maggior parte delle volte in questo finale di stagione, si ferma sullo 0-0 contro un Palermo arrivato ieri al Franchi col timore di chi ha tutto da perdere e che nella partita di ieri ha saputo soffrire, portando a casa un punto importantissimo per la corsa salvezza. Ma Fiorentina-Palermo non verrà annoverata nei ricordi certo come un esempio di partita dai ritmi elevati e frizzanti, ma soprattutto per essere stata l'ultima da giocatore della Fiorentina di Manuel Pasquale, capitano dal cuore generoso che con la maglia viola ha passato 11 anni fatti di emozioni, emozioni che non riesce a trattenere infatti anche ai microfoni nel dopogara. Scusate ma... Senti Manuel, su 11 anni, scusa, su 11 anni, su 11 anni insomma, sono stati importanti perché a Firenze è la mia città, sono nati i miei figli e penso che l'amore che i tifosi, la gente, comunque la società ha dimostrato in questa lunga cavalcata è una cosa che mi tocca. Applaudito da tutto lo stadio, l'ormai ex capitano dei Gigliati, che non è rimasto estraneo alla dimostrazione d'affetto della tifoseria nella sua ultima presenza con la maglia della Fiorentina. Una tifoseria che ha sposato Pasquale come è stato oggi. Detto, non è stato semplice andargli sotto, giustamente mi sono commosso e li voglio ringraziare. Unica nota di affetto comunque, quella dei supporter Gigliati nei confronti di Pasquale, tifosi che invece non sono stati certo entusiasti della prova di ieri dei Viola, come conferma e capisce anche lo stesso Paolo Sosa. Normale, io credo, e questo l'ho detto sempre, e devo rispettare. I nostri tifosi e quelli che vengono allo stadio, io ho detto già, e voi lo sapete, fate diversi sacrifici per esserci accanto, e sostenere tutti noi, e cerco, vogliono vedere vincere la nostra squadra, la sua squadra, e vogliono vedere vincere bene, e quando non succede è normale, e dobbiamo rispettare il modo come loro si espressano, è normale questo. Paolo Sosa, che dopo la conferma sulla panchina Gigliata anche per la prossima stagione, ha parlato anche del suo ruolo e dei suoi poteri concordati con la società per poter far crescere ulteriormente la compagine viola. Come hai detto bene, questo vi ho detto anche ieri, molto soddisfatto per lui in prima persona, rappresentando la proprietà, di prendersi decisioni importanti. Io come allenatore cercherò di dare il mio input riguardando a quello che è la squadra, il giocatore, dopodiché aspettando, come ha detto anche, di prendersi, di valutare, prendere le sue responsabilità sulla pianificazione, responsabilità del role e anche nella propria rosa. Non solo Fiorentina nella 37esima giornata della Serie A di calcio, ma ovviamente anche Empoli che ha aperto proprio la 37esima giornata andando a far visita all'Inter a San Siro. Alla fine la squadra di mister Giampaolo è uscita con una sconfitta 2-1 con il gol di Pucciarelli reso vano dalle reti nerazzurre di Icardi e Perisic. Adesso però la squadra di Giampaolo nutre ancora un sogno da coltivare
soprattutto nella 38esima giornata, nell'ultima giornata, ovvero quello di fare 3 punti e provare ad agganciare il decimo posto in classifica. Rimane intatto l'obiettivo decimo posto per l'Empoli, nonostante l'ultimo KO di San Siro contro l'Inter, nel quale gli azzurri hanno racimolato l'ennesima sconfitta in questa seconda parte di stagione. Buona prova, comunque, per gli uomini di Giampaolo, che però, nonostante la prestazione positiva, non sono riusciti a portare a casa nemmeno un punto da Milano. Sì, sul piano della partita avremmo meritato un risultato diverso, però l'Empoli ha fatto un'altra ottima prestazione di qualità, ha cercato di giocare da grande squadra, alcune volte l'Empoli ha fatto l'Inter, probabilmente ci è mancato un pizzico di cattiveria che è determinato dalla necessità di fare dei punti, no? Non mancano però anche le polemiche, con un rigore non concesso agli azzurri e delle sviste arbitrali che lasciano l'amaro in bocca ai toscani, spesso penalizzati dai direttori di gara nel corso di questa annata. A me siamo stati un po', forse un po' penalizzati nelle ultime partite, però probabilmente ci arrabbiamo meno sappiamo gestire meglio, però sì, qualche punto in più l'avremmo potuto fare, però voglio sottolineare ancora una volta l'impegno di questa squadra, no? È costante, un cercare di andare a fare partite in maniera seria, anche oggi è stato così. Ma quello che tutti vogliono sapere ad Empoli, ad ora, riguarda il futuro del tecnico da Bellinzona, deciso a non mandare avanti a lungo questa situazione di stallo con la società. Ma beh, io abbiamo già detto che non la porteremo per le lunghe questa storia, perché non è, e quindi in qualche modo a stretto giro decideremo il da farsi, ma senza sorprese, nel senso che il quotidiano che io ho con loro mi mette nella condizione di dirvi senza sorprese, cioè non ci saranno sorprese, tutto andrà secondo quello che deve essere, e quindi io credo che nel giro di 7-10 giorni la cosa si risolverà. Weekend non solo di calcio per quanto riguarda lo sport toscano, e infatti adesso apriamo anche una pagina dedicata al basket, una pagina che sicuramente si apre con tinte e note amare per quanto riguarda Firenze. Infatti la Fiorentina Basket nel weekend era impegnata in gara 3 dei play-out contro la Almag Moncalieri, è arrivata la terza sconfitta in fila per la compagine di coach Salieri, e con questa sconfitta la sentenza. Non sarà Serie B il prossimo anno, retrocessione per i viola della Pallaspicchi, che dopo una stagione travagliata per via degli infortuni e qualche scelta sbagliata devono abbandonare il campionato cadetto e appunto si dirigono verso la Serie C. Noi ripercorriamo l'ultima gara con il servizio. 72-66 e 3-0 nella serie, questi i responsi numerici con cui si chiude la prima travagliatissima stagione della Fiorentina Basket, una stagione chiusa con una retrocessione arrivata al termine di una serie play-out contro l'Almag Moncalieri, che ha visto i piemontesi ribaltare i risultati delle gare di regular season e ottenere la permanenza in Serie B. Dopo le due sconfitte tra le mura amiche del palazzetto di San Marcellino, i viola del basket hanno infatti perso anche l'incontro di sabato, venendo così eliminati da un Almag Moncalieri, ancora una volta guidata da Leone Gioria, 15 punti per lui, Maurizio Tassone, 18 punti con il 50% da 3, e da un Francesco Conti, da 12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Viola che si arrendono dopo una partita in cui sono stati superati dagli avversari nella battaglia al rimbalzo, 43-38 per Moncalieri, ma anche nelle percentuali di tiro, con i piemontesi che hanno chiuso con il 39% da 2 e il 46% da 3 a fronte di una Fiorentina Basket da 34% da 2 e 30% da 3. Al di là di questa ultima gara a far male è però la retrocessione di un gruppo che dopo un avvio disastroso di stagione aveva trovato nuovi equilibri nel corso dell'annata, facendo sognare a tutta Firenze addirittura la salvezza diretta. Le rotazioni ridotte all'osso dai tagli operati dalla società e dagli infortuni, in primis quello di Jacopo Valentini, hanno poi reso impossibile la permanenza in Serie B. Ora l'ultima speranza viola è un ripescaggio. Per il basket fiorentino, però, sembra la solita vecchia storia. Ad inizio stagione c'è sempre grande entusiasmo per una nuova avventura. Al termine dell'annata, il più delle volte, c'è una squadra retrocessa.
Il basket fiorentino fa un altro passo indietro, insomma, e non per colpa dei giocatori che hanno detto la loro tramite Matteo Caroli. Volevamo salvarci per far sì che la città fosse orgogliosa e anche per dare un futuro migliore a questa società. Abbiamo dato tutto, proprio tutto, ha dichiarato l'esterno viola. Ogni giocatore ha dato il 120% e dove non siamo arrivati con il fisico, ci abbiamo provato con il cuore. Questa sarà una sconfitta sul tabellone, ma moralmente abbiamo vinto noi. Grazie di tutto a tutti i tifosi e alle persone che ci hanno sempre sostenuto. Firenze ora attende quanto prima novità dal GM Fagotti. Il futuro per l'ennesima estate passerà dalle stanze dei bottoni della Federazione Italiana di Pallacanestro. È Fiorentina Basket che dunque per mantenere la Serie B spera in un ripescaggio. Dall'altra parte invece, sempre a Firenze, sempre parlando di pallacanestro, la Enic Firenze, il Pino Dragons, la società del presidente Luca Borsetti, deve masticare amaro per la sconfitta del weekend contro Sustentu Sestu, formazione sarda corsara in terra fiorentina, ma per la formazione guidata da coach Lapo Salvetti c'è ancora speranza, e allora davvero saranno importanti le prossime gare per cercare di centrare la promozione dalla Serie C alla Serie B. Parte male l'avventura casalinga dell'Enic Firenze nel girone A della fase nazionale dei playoff. Al Palacoverciano, sabato pomeriggio, infatti, i biancorossi di coach Salvetti non sono riusciti a ripetere la convincente prova di Fabriano e questa volta sono stati sopraffatti dalla Sustentu Sestu, che grazie ad un eterno Nicola Elia e le buone prestazioni di Edoardo Melis e Villani è riuscita a rispugnare Firenze, trovando un 66-63 che fa volare i sardi primi nel mini girone. Era la prova del 9 per i biancorossi, che erano chiamati a vincere e convincere per tenere alta l'ambizione e la speranza di approdare in B, ma i Dragons si sono fatti trovare impreparati, se non in tutto l'arco della gara, sicuramente negli ultimi due parziali. Dopo un primo quarto che lasciava presagire ad un Enic padrona del gioco ed un vantaggio di più 10 per i fiorentini già al dodicesimo, Cagliari si rifaceva però sotto ed al termine del secondo quarto, grazie anche alle bombe di Villani, rimaneva attaccata al Pino. Nella ripresa poi arriva la svolta per i sardi, con Ravaglietti che commette il suo quarto fallo ed è costretto quindi a sedersi in panchina più del necessario, mentre Santomieri prova a tenere a galla i biancorossi. Ma la giornata no del veterano dei fiorentini, coniugata alla freddezza ai liberi dei biancoblu di coach Sassaro, gettavano le basi del trionfo di Cagliari, con un Enic che, invece, per restare aggrappata al sogno B, dovrà essere più concreta e ritrovare l'apporto fondamentale del suo capitano in questa fase nazionale di Serie C Silver. Allora, Enic Firenze che proverà a sfoderare tutte le carte a disposizione per cercare di centrare la Serie B nel corso di questi playoff della Serie C Silver, ma come avete capito, insomma, sia per il basket sia per il calcio non è stato un grande weekend sportivo per la nostra regione. Sicuramente a risollevare le sorti di Firenze ci ha pensato la compagine di football americano, stiamo parlando ovviamente dei Guelfi, che contro ogni aspettativa nel weekend hanno sfruttato il fattore campo per battere i Lazio Marines. Quando il sogno diventa impresa, quando l'irreale diventa reale. Prima della gara di questo sabato tra Guelfi Firenze e Lazio Marines, in pochi pensavano che i viola del football americano sarebbero riusciti a vincere, vendicarsi della pesante sconfitta dell'andata e ribaltare i pronostici della vigilia. Figuriamoci a surclassare i laziali con un punteggio di 31-6. Alla fine però il sogno, come detto, è divenuto realtà ed i Guelfi, vincendo la loro quarta gara consecutiva, hanno impreziosito ulteriormente il loro record, che ora recita 4 vittorie e 3 sconfitte, mentre ad essere sporcato è il ruolino di marcia dei Marines, che prima della gara di questo weekend avevano perso solo contro i Dolphins Ancona ed invece oggi hanno un record di 5 successi e 2 KO. Vittoria importante e dalle emozioni intense, anche se in avvio gli attacchi non producono nulla di buono. Il drive a segnare una svolta nella gara è il quarto in favore dei Guelfi Firenze, con un energico Ross Towers che supera la goal line con una corsa di 4 yard e con Simone Petrucci che aggiunge un punto con il calcio di trasformazione. 7-0 viola e avvio a sorpresa. Nel secondo quarto però le sorprese non sono certo finite. Edoardo Cammi intercetta un pallone lanciato da Hermodson, quarterback svedese dei Marines, avvicinando l'attacco viola alla endzone.
al resto poi pensa a un Danny Dobson imprendibile che segna il secondo touchdown viola con una corsa personale di circa 30 yard. Simone Petrucci è ancora caldo ed infila un altro punto addizionale che porta il risultato sul 14-0 per i gigliati. I laziali provano a questo punto a reagire, ma l'inerzia della partita è tutta per i padroni di casa, con Manatrizio che si inventa la ricezione dell'anno e poi si ripete portando la palla a 2 yard dalla linea di meta. Il touchdown è nell'aria e arriva al down successivo grazie a una grande ricezione di Jacopo Bardini. Il 21-0 arriva poi grazie ad un'altra precisa trasformazione di Simone Petrucci, durante la quale il difensore americano dei Marines Lazio, Quendon Christian, rimedia un'espulsione che penalizza ulteriormente la squadra capitolina. Gli ospiti reagiscono comunque grazie ad un touchdown di Biancalana, propiziato da una distrazione dei gigliati e da uno splendido passaggio profondo del quarterback svedese. La conversione da 2 punti tentata dai capitolini per accorciare ulteriormente il risultato poi non riesce e il risultato di fine primo tempo è di 21-6. In avvio di ripresa Dobson per 2 volte vede annullarsi un touchdown, ma i Guelfi gonfiano ulteriormente il risultato di un clinico Simone Petrucci che vale il 24-6. A mettere una pietra tombale sul tentativo di rimonta dei Marines è però Kyle Griffin che raggiunge il 5° intercetto stagionale abbrancando un lancio di Hermodson e spezzando le ambizioni di un secondo touchdown per i Lazio Marines. Nell'ultimo quarto, infine, arriva il secondo touchdown personale del quarterback fiorentino. Dobson è ancora una volta devastante, segna e porta il risultato sul 36, prima che Simone Petrucci, ancora infallibile, porti il risultato sul finale di 31-6. E non parliamo solo di football americano, ovviamente, torniamo a parlare anche di calcio, in particolar modo di calcio femminile, con le ragazze di coach Sauro Fattori, le ragazze della Fiorentina femminile che hanno vinto anche in questo weekend, battendo Sud Tirol, la compagine fiorentina della Serie A di calcio femminile, può sognare non solo l'approdo in Champions League, dunque l'approdo alla seconda posizione, ma anche di scalzare dalla prima posizione le rivali e di raggiungere dunque il risultato dello scudetto. Tutti conti matematici molto complicati, ma la squadra di Fattori continua a far bene e soprattutto continua a interpretare nel migliore dei modi la regola classica del calcio, quella dei 3 punti. Con un rocambolesco 4-3 la Fiorentina Women espugna il campo del Sud Tirol e continua la sua corsa in campionato, mantenendo il secondo posto sul Verona, vincitore dello scontro Champions con il Mozzanica e accorciando le distanze dal Brescia, che esce da Tavagnacco con un pareggio. La squadra di Fattori domina tutta la prima frazione di gioco e già al settimo alla prima occasione. Caccamo si lancia sulla corsia centrale, dà un ottimo passaggio a Salvatore Rinaldi che cerca il tiro di precisione, grande risposta del portiere che ci mette le mani. La prima rete giunge al 26esimo, su rinvio del portiere Eck colpisce di testa, incertezza della difesa e Caccamo ne approfitta, da solo davanti al portiere non sbaglia, segnando l'1-0 per la Fiorentina. Grande festa e dedica speciale in panchina alla compagna di squadra Patrizia Panico. Il Sud Tirol prova a farsi sentire, punizione dalla sinistra che viene spinta dal vento, mandando Talman fuori causa, palla che arriva a Molling, il suo destro esce di un soffio. Il raddoppio della Fiorentina arriva al 36esimo ed è firmato Eck. Calcio d'angolo battuto in area. Il numero 51 si inventa questo colpo di tacco e insacca in rete. 2-0 e primo bellissimo gol stagionale per la centrocampista svedese che viene festeggiata dalle compagne. Nella ripresa esce un Sud Tirol diverso dagli spogliatoi e si fa subito in avanti. Vivirito conquista palla e con un dribbling entra in area, si allarga sulla destra e scaglia al destro, palla sull'esterno della rete. La Fiorentina allora aumenta il divario, segnando il terzo gol. Caccamo si invola sulla fascia e mette in mezzo, traversone che arriva perfetto sulla testa di Salvatore Rinaldi, che col suo terzo tempo non perdona la sua ex squadra, siglando il 3-0. Partita che resta spettacolare e Fiorentina che cerca di sfruttare il momento positivo. Guagni porta avanti la sfera, cede a Caccamo sulla destra, cross in area, palla che arriva ancora al numero 3 che tenta l'acrobazia, la difesa si salva in corner. Ancora Fiorentina poco dopo, Eck lancia Salvatore Rinaldi che si trova tu per tu col portiere che ha la potenza ma non la mira. Il Sud Tirol prova ad allungarsi ma viene punito. Salvatore Rinaldi tocca in qualche modo per Guagni che arriva fino in area e insacca nell'angolo basso, arrotondando il punteggio sul 4-0 per le ospiti. La partita però è tutt'altro che finita e si accende proprio dopo il gol del difensore Viola. Il Sud Tirol si sveglia e inizia ad attaccare. Alla mezz'ora calcio d'angolo piegato dal vento, Righi non riesce ad indirizzare.
Passa solo un minuto e le tirolesi accorciano con Brunello che trafigge Talman. Il 4-1 suona come una carica per le padrone di casa. Calcio d'angolo di Dalla Giacoma che viene toccato, sbuca Righi e insacca, dimezzando lo svantaggio e riportando le compagne in gara con il 4-2. La Fiorentina prova a reagire. Guagni arriva sul fondo e mette per Panico, colpo di prima intenzione e il portiere si salva sulla linea. L'inerzia della gara si sposta allora a favore delle tirolesi. Vivito passa Dalla Giacoma in area, il numero 7 si gira e cerca una compagna, Motta interviene e spazza lontano. Ci prova allora Erlacher al 90°, la potenza c'è ma la mira no e la palla esce. La Fiorentina stringe i denti e resiste per tutti e 5 minuti di recupero. L'assalto finale premia le padrone di casa. Lancio lungo in area respinto da Adami, la sfera finisce a Torresani che indovina la parabola e mette in rete. L'arbitro fischia proprio sull'ultima marcatura e pone fine all'incontro. La vittoria del Verona e il pareggio del Brescia riaprono i giochi. Corsa a tre in vetta con due gare da disputare, ma adesso la squadra di Fattori lotta sia per lo scudetto che per la Champions League. E per quanto riguarda il calcio maschile e femminile, vi ricordo anche i nostri appuntamenti in serata, quello delle 21.20 con Acqua Azzurro, il nostro programma dedicato all'Empoli, e quello delle 21.50 invece con Viola Express, con Erika Calvani in conduzione della nostra storica trasmissione dedicata alla Fiorentina. Durante la trasmissione largo spazio proprio anche alle gesta delle ragazze di coach Saverio Fattori, dunque della Fiorentina femminile, e a seguire la trasmissione Viola Express, come al solito vi riproporremo ancora dello sport. Andiamo a concludere il nostro appuntamento con T-Sport di oggi parlando anche di Rally Nantes, dunque di pallanuoto di Serie A1 maschile, perché è arrivato un risultato davvero davvero importante per la squadra biancorossa di pallanuoto. Infatti in questo weekend i biancorossi sono andati a pareggiare in casa del Bogliasco Bene, 10-10 il risultato, un risultato che porta un punto in casa a Rally Nantes, che così sale a quota 8, rimanendo comunque penultima ma distanziandosi dall'ultima posizione a questo punto di due lunghezze, ultima posizione ricordiamolo occupata dalla Rally Nantes Sori. Fondamentale per la Rally Nantes Florentia evitare l'ultima posizione, dunque questo punto che allontana dalla Rally Nantes Sori è davvero prezioso, perché come sappiamo l'ultima posizione porta alla retrocessione diretta in A2, mentre la penultima posizione consente di allungare ancora la stagione ai play-out che verranno disputati dalla penultima con la terzultima squadra di questo campionato di Serie A1. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento della Rally Nantes Florentia, ricordiamo che i biancorossi torneranno a giocare a Firenze nella piscina Bellariva a partire dalle ore 16 di sabato 14 maggio, quando proprio la squadra fiorentina affronterà la Roberto Zeno Posillipo. In chiusura ricordiamo altre notizie che arrivano dal mondo sportivo fiorentino, in particolar modo quelle che riguardano il calcio a 5 femminile. Parliamo dell'Isolotto Calcio a 5, che nel weekend era impegnato nella prima gara di semifinale dei playoff di Serie A Elite contro la Loggia Vernici Lazio. Bene, per la squadra fiorentina è arrivata una vittoria per 3-2, che ovviamente mette bene il cammino della squadra viola in vista anche della gara di ritorno di semifinale, una gara che si disputerà il 15 maggio. Nell'altra semifinale, vittoria del Monte Silvano sulla Kickoff per 4-2. Questo il risultato dell'altra semifinale, come avete capito dunque Isolotto Firenze ad un passo dalla finale nazionale per aggiudicarsi lo scudetto della Serie A Elite femminile di calcio a 5. Noi seguiremo anche nel prossimo appuntamento di semifinali il cammino dell'Isolotto Firenze, e già insomma dalla prossima puntata di T-Sport del lunedì vi aggiorneremo sui risultati di questa squadra che così bene sta facendo e che nel corso di stagione ha anche regalato la Coppa Italia al territorio fiorentino, riportando una Coppa a Firenze dopo tanti, tanti anni d'attesa. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di T-Sport, dunque da parte mia un saluto, ovviamente un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleiride. Arrivederci.